Le scarpe sono da sempre la mia passione, sono tra tutti gli accessori quelli che secondo me in un lampo riescono a cambiare completamente l'impatto e l'utilizzabilità di un outfit. Quello che vedremo oggi è proprio vedere lo stesso look, che tra l'altro è quello che sto indossando anche ora, indossato con scarpe diverse. Nel video, negli spezzoni che vedrete, mi è capitato anche di cambiare borsa perché l'avevo qui, sono anche loro del mio brand, come le scarpe, mi andava un po' di giocare, ma l'idea è di focalizzarvi non tanto sul mi piace o non mi piace l'outfit che Sara indossa, ma voglio capire come la scarpa cambia l'outfit per poi fare lo stesso nel mio guardaroba, con i miei vestiti e con il mio stile. Io qui non vi dico di vestirvi come me. Non vi invito a copiare il mio stile, ma a prendere spunto da quello che io vi dico e di ascoltare più che di guardare, per poi replicare quello che vi piace e che vi serve nel vostro guardaroba con i vostri vestiti. È la stessa cosa che poi faccio anche in consulenza, trovate il link qui sotto. Non lavoro con l'idea di copiare il look di e non vi vesto come mi vesto io. Lo stile personale per me viene prima di body shape, armocromia, qualunque altra cosa. Lo stile personale è la vostra essenza. Il mio stile personale oggi mi ha portato ad indossare un blazer over, è un modello probabilmente da uomo che ho acquistato nel vintage in lana molto caldo. Ho abbinato sotto una gonna in maglia color beigiolino e ho stretto in vita una cintura che anche lei è del mio brand perché mi andava di riprendere un po' la figura. Ci sono dei giorni in cui lo indosso in modalità over, anche se l'over non è il mio stile, perché ho proprio voglia di non sentirmi così tanto fitted, fasciata, e in altri giorni invece preferisco avere un po' la mia struttura. È tutto soggettivo, è tutto personalizzabile. Vediamo il primo look. Per partire bassa bassa ho indossato le sneakers. L'abbinamento gonne sneakers è di tendenza, quindi qui dallo stile ci spostiamo un po' al mondo moda. Può essere molto pratico, non è tra i miei preferiti, soprattutto in questo periodo, lo è stato fino a qualche anno fa, ma può essere utile da vedere. In questo caso vediamo come ovviamente una scarpa bassa non sia proprio la scelta migliore se il nostro obiettivo di vita è slanciare la figura, ma otteniamo comunque un risultato abbastanza positivo, portando il punto vita in alto e segnandolo appunto con la nostra cinturina. Ho scelto di abbinare una borsa piccola proprio per darvi l'idea di un outfit molto dinamico. Io lo chiamo outfit da mercato, sapete che giro spesso nei mercati, voglio star comoda, voglio sentirmi anche sicura con la borsa bella aderente al corpo. Le sneakers in questa stagione sono ovviamente la scelta perfetta, ma non l'unica che possiamo fare. Grandi difetti non ne vedo, c'è tutta la questione anche sui calzini da indossare in questo periodo con le sneakers. Io da brava millennial non voglio che si vedano. Se voi siete più giovani o più modaiole di me e preferite mettere i calzini che si vedono, fatelo. Questa è veramente una questione di stile personale, quindi se vi piace, fatelo. Non copiate quello che faccio io. Io però su di me i calzini a vista, no. Proposta numero 2, manteniamo tutto esattamente com'è, ma al posto delle nostre sneakers indossiamo uno stivaletto, stivaletto elegantino, dico elegantino perché non è una scarpa tipo texano sportivo un po' casual, ha la sua puntina, è in pelle, ha il tacco basso, riprende ovviamente i colori del nostro outfit e dà al nostro stile intanto un aspetto secondo me più in linea con la stagione, più autunnale. Io qui per comodità mia non ho indossato calze, ma ovviamente si potrebbe raggiungere anche le calze per aggiungere anche interesse per lo sguardo. È una scarpa sicuramente perfetta appunto per la stagione autunnale. Anche qui il resto è tutto identico, abbiamo un pochino di caviglia più coperta rispetto a prima, la puntina ci aiuta a slanciare e la scarpa con il tacco basso comunque è pratica dal giorno alla sera, quindi la indossi se vuoi sentirti un po' più curata di giorno, sul lavoro, nel tempo libero, la sera, se non vuoi mettere per forza il tacco alto o se semplicemente il tacco alto non lo porti. È comunque una scarpa portabilissima, slancia la figura e si abbina bene anche al nostro stile di oggi, che è un po' un pochino, pochino, pochino di ispirazione vintage, molto femminile, ma di base molto classico. Che cosa succede se alziamo il tacco? Indovinate un po' cosa succede? Che sembro più alta, fine, non cambia assolutamente niente, la mia figura resta la stessa. Ve lo sto dicendo perché, intanto perché era da tanto che non vi facevo vedere questi stivaletti e volevo tanto farveli vedere, quindi guardate gli stivaletti, ma poi perché c'è questo luogo comune che nella moda slanciare uguale, punta sfilata, tacco alto, vai, sei alta e magra. A parte che anche basta, siamo nel 2025 ormai, queste regole esistono dagli anni boh, 50, anche basta. Non è che ci sia tutta questa differenza, è per questo che io anche nella mia formazione ho studiato body shape e armocromia, ma ho preferito poi approfondire tutto il mondo dello styling e dello stile. Il corpo, il tuo corpo, può essere modificato con dei piccoli dettagli e delle piccole accortezze, ma piccole, non diventi un'altra persona. Per questo io insisto con l'idea di tirar fuori la persona che sei attraverso i vestiti senza diventare schiava delle regole, del punto vita alto, dello slanciare a tutti i costi. La mia altezza è quella pure col tacco, si vede che ho il tacco, cioè la gente non è che dice, oh, com'è alta oggi Sara? Si sarà allungata? No, dirà ha un tacco più alto, fine. Cioè, io
Il corpo non cambia, quindi priorità assoluta tirar fuori la personalità e la persona, valorizzando il dentro prima ancora del fuori, il contenuto prima ancora del contenitore. Detto questo, sì, la gonna si può portare anche con il tacco più alto. È necessario? No. Mi cambia la vita? Manco per niente. A volte ho voglia del tacco alto? Sì, ben venga il tacco alto. Come mi accaloro io in questi video, nessuno mai. Mi manca veramente la poltrona da opinionista in TV, però per parlare di frivolezze e leggerezze, perché poi sennò sulle altre cose mi arrabbio davvero e non è piacevole. Detto questo, abbiamo un'altra opzione. Visto che abbiamo appena affrontato il tema tacco alto, tacco basso, per le décolleté ho scelto un modello a tacco basso. Siamo in un periodo storico in cui il casual è un po' dappertutto. Sono poche le donne che ancora oggi nel quotidiano tanto portano il tacco molto alto, quindi abbiamo visto lo stivaletto, quello che ho detto per lo stivaletto vale per il décolleté a tacco alto. Vediamo una décolleté a tacco basso, puntina sfilata, tacco 5 anche in questo caso. L'effetto è, rispetto allo stivaletto, un pelino più formale, stivaletto stivale sempre meno formale rispetto a décolleté, che è la scarpa formale per eccellenza. Quindi risulta un pochino più ladylike, un pochino più classico se vogliamo. Per qualcuno risulta da vecchia, io adoro lo stile classico. È ancora una volta un'altra opzione. Avete visto che stavo facendo cose strane con un altro paio di scarpe che avevo in mano? Sono delle ballerine, anche in questo caso nere, puntina sfilata, semplicissime. Le ho indossate anche per farvi vedere che è vero che il tacchetto un pochino slancia, ma se la ballerina ha la puntina ed è una scarpa fatta come si deve, lontana dalle tendenze che vogliono le punte tanto tanto corte, sia tonde che squadrate, ma corte, quindi non è tanto la forma della punta, ma è proprio la lunghezza della punta stessa, slancerà lo stesso. Torniamo al discorso di prima, non slancia che divento Giselle, che divento 1,90 m, sempre quell'altezza, oh, sempre quella, non cambia nulla, però mi andava anche di farvi vedere l'opzione scarpa bassa con una scarpa un pelino più formale delle sneakers che abbiamo visto all'inizio, un pelino meno formale delle nostre décolleté. Ve l'ho già fatto venire il mal di testa perché io quando parlo di scarpe potrei andare avanti ore, 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 anni, secoli. Tendenzialmente il video potrebbe finire qui, ma ho un altro outfit da farvi vedere e ho una piccola chicca da dirvi. Non vi ho fatto vedere stivali perché non sono tra le mie scarpe preferite, non ho al momento stivali a disposizione, ma sì, lo stivale si può mettere. In questo caso attenzione al fatto che vi deve piacere l'effetto che la gonna cade sullo stivale e quindi il gambale è in parte nascosto, effetto che io personalmente adoro ed è tra l'altro se avete acquistato stivali al ginocchio, che questo non è il ginocchio, questa è la coscia, però ci siamo capite, l'anatomia ancora ce l'ho, over the knee che magari indossate poco perché li vedete un po' tanto sfacciati, tanto sexy, in questo periodo si vedono poco, indossarli sotto una gonna come questa è perfetto perché che sono alti, 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 lo sapete solo voi, però vi tengono anche calde, quindi valutate anche in base a quello che voi avete nell'armadio, fate delle prove. Io ogni volta che vi dico fate le prove davanti allo specchio, ricevo i commenti di gente che mi dice ma allora il video a che serve? Ma secondo te io da qui posso vestire te senza averti neanche mai vista? Tu sai come ti piaci, tu sai come ti senti, riprendetevi il gusto di fare quello che vi piace senza che qualcuno di qua vi dica quello che dovete fare. Già mi sto immaginando tra Vittorio Sgarbi e Selvaggia Lucarelli dopo questo video. Comunque, ultimo outfit, un test che ho voluto fare, che non è esattamente in linea con il mio stile, ma può succedere che magari sei uscita con le ballerine, è autunno, è inverno, comincia a piovere, fai uno switch velocissimo di scarpe e prendi i primi stivaletti adatti anche alla pioggia che hai a disposizione. Ho messo dei Chelsea Boots neri, l'effetto ovviamente non è quello con cui uscire di casa sentendomi me stessa sicura di me al 100%. Ma non è sgradevolissimo per i miei standard, non è la prima scelta, ma se capita va bene. Quindi anche in questo, quando vi dico fate le prove, testate, perché poi purtroppo su Pinterest e su Instagram piove ed è tutto magico e bellissimo. Nel mondo reale piove che piove, bisogna essere preparate anche a quelle esigenze. Detto questo, spero che a parte i miei deliri sulle scarpe si sia capito di quanto è importante anche fare delle prove con quello che abbiamo, per capire quanto i vestiti che abbiamo possono essere versatili. Questo outfit è adatto a tante situazioni diverse, al lavoro, al tempo libero, a un aperitivo, a un cinema. Metto sopra il cappotto e sto super caldissimissima, sto già sudando adesso perché la giacca è in lana, la tengo sbottonata e magari sotto un altro top che riprende un colore della scarpa. Giocate con la moda, sperimentate, non c'è niente di sbagliato e ho controllato prima di aprire questo video. Non c'è nessuna legge sulla Gazzetta Ufficiale di oggi che ci dice che le regole di stile che tanto vanno di moda in questo periodo storico vanno rispettate. Non sono tecnicamente delle leggi, quindi fate quello che vi fa star bene. La vostra priorità deve essere sentirvi bene nei panni che indossate.
Detto questo, vi auguro una bellissima giornata di sperimentazioni. Se vi serve un aiutino per mettere il focus giusto anche sul vostro gusto personale, qui sotto c'è sempre il link alla mia consulenza. Buona giornata!